21. Melfi Isola Liri 6-0, Pro Cisterna Nagni 3-0, Renato Curi Potenza 1-1, Terracina Ortona 3-0. Per la classifica Lanciano 36, Potenza 32, a 28 Terracina e Campobasso a 27, Melfi e Isernia, a 24 Pro Cisterna e Ceccano, Renato Curi 21, Barletta 20, Cerignola 16, Ortona 15, a 14 Real Piedimonte, La Setina, Nagni e Isola Liri, Luco De Marsi 13, Bisceglie 9. Campista che potrebbe essere un ragazzo dell'81, così come ci diceva ieri sera lo stesso presidente Adelmo Berardo, oppure un giocatore svincolato. Questo dipenderà anche dalle caratteristiche che si richiedono per il giocatore che si cerca e anche dal costo, visto e considerato che per il Campobasso bisogna tenere d'occhio anche un attimo il bilancio per cercare di sbagliare il meno possibile. Abbiamo visto già delle fasi iniziali di una partita che nel primo tempo è andata avanti stancamente senza grosse emozioni, si è vivacizzata soltanto nella ripresa quando il Campobasso ha preso a spingere con grande continuità, con Maiellaro finalmente in campo a lungo invocato dal pubblico di Fede Rossoblù. E quindi dicevamo il Campobasso ha preso a spingere con grande continuità ed è riuscito a violare la retroguardia avversaria dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore. Vediamo una bella triangolazione con colpo di testa finale di Caliano, le immagini si riferiscono al 33esimo del primo tempo, poi un tiro di Chiumiento che finisce alto sulla traversa. Tutta qui la prima frazione di gioco, nella ripresa tutt'altra musica per il Campobasso che ha insistito subito alla ricerca del gol vincente. Arrivavano notizie anche da Lanciano che davano il Lanciano pareggiare, come alla fine in effetti è stato, contro il Sez, per cui il Campobasso ce l'ha messa davvero tutto. Grande intuizione, gran tiro di Pozziello sul quale non riesce ad intervenire poi Sibilli, ancora il Campobasso con un inserimento di Pozziello che perde l'attimo buono proprio nel momento della conclusione. Qualche reazione timida da parte del Barletta, mentre qui è Diorio che si mangia davvero un gran gol su calcio di punizione che gli era stato servito da Pozziello. Ancora Pozziello che viene anticipato nel momento del cross in calcio d'angolo, e questa è l'azione del rigore al 30esimo. Sibilli viene spintonato nel cuore dell'area del Barletta. Poi c'è, possiamo rivedere anche l'immagine, con appunto il difensore del Barletta che spinge con il braccio destro Sibilli a terra, Caliano va sulla palla ma affonda il piede nel fango e la conclusione è fuori misura, per cui il Campobasso, come potete vedere, sciupa la più grossa opportunità per passare in vantaggio. Sembrava finita la partita, ma la voglia del Campobasso di vincere era davvero tanta, per cui ancora un'iniziativa qualche minuto più tardi con Armanetti, bello il colpo di tacco per Caliano sul quale il portiere compiva la parata più difficile di tutto il pomeriggio. Poi al 36esimo il vantaggio, punizione pennellata da Maiellaro, colpo di testa a girare di Slacu, davvero molto bello il colpo di testa dell'albanese, vedete che bella girata di testa con il pallone ad infilarsi nel 7 della porta barlettana. 1-0 e timida reazione finale da parte del Barletta, mentre vediamo ancora un'azione con il portiere Giordano che perde palla. Il Barletta soltanto nel finale si è portato in avanti, dimostrando ancora una volta scarsa attitudine in chiave di offensiva. Abbiamo visto una buona opportunità al limite dell'area, poi proprio allo scadere in pieno recupero Sibilli si inventa questa grande giocata davvero degna di un giocatore di altre platee, rimette al centro, non arriva Caliano, Slacu ci arriva e fa 2-0 per il Campobasso.